Oggi per la città di Vico è un giorno importante. Un giorno importante perché stamattina abbiamo avuto la conferenza stampa nella quale abbiamo lanciato all'Italia l'iniziativa dove l'amministrazione si è fatta carico di mettere insieme tutti gli scelti stellati, e nessun comune d'Italia ha in una realtà così piccola tante capacità come ce ne ha Vico, e le ha mandate al Salone del Busto a Torino, perché anche lì, in questa vetrina internazionale, si possa parlare di Vico. E nel mio intervento dicevo, rivolgendomi a me stesso e rivolgendomi a tutti i presenti nella diversità dei ruoli, delle competenze, dicevo, noi dobbiamo fare in modo che se a Vico si viene per mangiare e per mangiare bene, queste realtà non devono essere delle cattedrali nel deserto, ma tutti quanti noi ci dobbiamo impegnare nel creare la cornice a che queste realtà, e soprattutto chi viene per queste realtà, trovi un'accoglienza, trovi una città disponibile a fare da corona a così importanti posti. Questo pomeriggio veniamo a Seiano ed inauguriamo questa mostra di libri antichi che una mano magistrale e un cuore attento come quello del parroco hanno scovato, ma questo poi lo dico dopo. Allora dico, se uno viene a Vico, no? Perché decide di venire a mangiare a Vico e poi trova a Seiano il santuario, la chiesa, la mostra, a Vico la cattedrale, San Cino, l'altare di Corallo recuperato dalla compianta Susanna Agnelli, e poi a Massapano la cappella trecentesca Santa Lucia, e poi San Francesco e tanti altri posti. Noi abbiamo fatto quello che io stamattina speravo, cioè abbiamo fatto quella dignitosa e meravigliosa cornice che la nostra città merita. Noi a volte andiamo in posti, ma per vedere cosa? Impariamo ad apprezzare e a valutare le ricchezze che noi teniamo nel nostro territorio. Mi sorprendono come tante persone girano il mondo e non conoscono l'Italia, o girano l'Italia e non conoscono casa loro, in questa mania di girare. E allora c'è stata un'epoca che non è lontana da noi, in cui i parroci hanno rappresentato in una comunità un punto di riferimento fondamentale. Oltre che la guida spirituale, erano le persone che sapevano interpretare, leggere, ascoltare il grido dei propri fedeli e si ergevano anche a maestri, cultori. Monsignor Natale, per il quale ci stiamo tanto impegnando, era vescovo, ma era anche sindaco di Vico, in altri tempi, in altre epoche, in altre situazioni, ma per dire come la vita di un paese va letta, studiata e interpretata alla luce del ruolo fondamentale che la Chiesa ha avuto. E allora mi domando, ma se amiamo dei parroci, questi libri erano custoditi, come mai nessuno mai se ne ha accorto? E perché se parlasse Machiavelli direbbe ci vuole la fortuna, e invece poiché noi non siamo Machiavelli diciamo ci vuole un cuore attento, ci vuole una predisposizione a che quei libri che parlavano e lanciavano prima venisse ascoltati. Certo, è difficile oggi parlare ai giovani della preziosità di questi volumi quando siamo nell'era dei social dove tutto è disponibile in qualunque momento. Ma come diceva Don Mario, io che per tanti anni ho vissuto
vissuta a stretto contatto con l'archivio parrocchiale. È bello quando tornava una persona che voleva sapere quando era nata, quando era stata battezzata, come si chiamava la nonna e come si chiamavano i genitori della nonna, e quel famoso albero genealogico. Lo stiamo un po' perdendo. I giovani di oggi sembrano di divorare il mondo, ma si accorgono presto di essere alberi senza radici. In quei libri è racchiusa la nostra storia. A loro, ad essi, va dato il massimo riconoscimento, perché lì c'è la storia, la cultura dei nostri padri di 6 anni. E se io voglio sapere perché oggi sono così, come sono arrivato ad oggi, molto lo troviamo in quei testi. E allora l'amministrazione non può che essere solidale, incoraggiare, sostenere queste opere, e si auspica che tante altre ne possano nascere, proprio perché si possa fare un percorso, un itinerario. Abbiamo tante ricchezze nelle nostre case, tante ricchezze nelle nostre chiese, tante ricchezze nelle nostre comunità. Bisogna soltanto apprezzarle, occorre che prima noi le apprezziamo e ne facciamo prova ad altri. Mi auguro che in questi giorni tanti, ma veramente tanti, possano venire a Seiano a visitare questa mostra, ad arricchirsi, ringraziare il parroco che gli ha dato luce, li ha riesumati perché appartenessero a tutta una comunità e non ad una fredda e gelida sacrestia.